occhi sempre lucidi, finisci questo secolo con qualche ruga in più. E se ci fermano, che mani te capi, mi piace quando strilla, parlami ancora. Io che amo nel mio rione, nella mia città. Quindi questa candidatura io non la vivo, come qualcuno pensa, come un'avventura, ma io la vivo con la semplicità di sapere che c'è gente che mi vuole bene e che io voglio bene. Quindi non sono ancora abituata a fare discorsi da sindaco, ma imparerò. Al momento... Al momento vi voglio dire che sono veramente felice. Le persone che sono qui, il numero delle persone che sono qui, rendono questo primo incontro con tutti voi, che voleva essere solo un incontro di conoscenza, ma vedo che poi già ci conosciamo. Praticamente questo incontro mi dà, non voglio rendere questo incontro una elencazione di quello che io voglio fare, non è questo il momento, anche perché quello che dobbiamo fare lo decideremo tutti insieme, cioè la mia vuole essere una democrazia partecipata e soprattutto una democrazia che ci vede tutti impegnati. Perché, come ho sempre detto, quando mi chiedono dei programmi, io al momento non ho un programma. Il programma lo stanno già predisponendo, nel senso che le persone che conoscono come me le necessità della città, certamente avremo un canovaccio per poter lavorare. Ma quello che dico sempre e che ho detto già in altre occasioni e che dirò ancora, sono gli obiettivi primari della città, gli obiettivi primari che in questo momento per me, che sono anche una nonna, sono soprattutto i giovani, perché io non posso pensare a giovani che non possono sposarsi perché non hanno un lavoro, perché non hanno una casa, perché pensano di non avere un avvenire, ed è per questi giovani che io voglio avere il massimo impegno, creando delle attività produttive insieme ad altre forze che possano rendere questo posto, questa città, ancora occasione di sviluppo, di natalità, di matrimoni, di amori. Brava! Quindi è questo che è su questo che stiamo lavorando. Poi la certezza che oggi posso darvi è che ogni volta che sono stata impegnata in qualche cosa, il mio numero di telefono è sempre stato diciamo, è sempre stato dato a tutti. E poi, siccome sono nottambula, anche potete telefonarmi in qualunque momento, anche la notte, anzi mi aiuterete a passare la notte. Quindi con tanti amici nuovi poi che avrò e che già vedo, la mia vita sarà arricchita dalle vostre esperienze, perché io sono convinta che solo parlandoci, solo stando vicino, solo sapendo le vostre cose, quello che è in ognuno di voi, io posso ancora fare qualcosa.
il fatto stesso di dirmi quali sono le vostre ansie e le vostre preoccupazioni sarà il mio motore propulsore per poter essere un buon sindaco. E quindi voglio dire, questa sarà la mia speranza di poter essere un buon sindaco, perché a 72 anni io voglio dire spero di viverne ancora tanti altri, però questa età per me non è un elemento negativo, neanche per voi, ma è un elemento positivo, perché non ho ambizioni di futuro, di futura produttività per me stessa o per la mia famiglia, perché ringraziando Dio non ne ho bisogno, quindi vuole essere veramente un abbraccio, un sostegno a tutta la città. Vi ringrazio.